veloce. Anche quest'oggi dai, andiamo qui. Luigi viene a mangiare. Forse devo rallentare. Sì. Sì, sì, è già fermo. Tira su, tira su. Dai, dai. Siamo dai, qua, dai. Eh. Ciao Roby. Adesso bisogna ritirarlo al massimo, ma sono italiani. Sì, eravamo meglio spaghetti. Riconoscere che eravamo un po' romanzati.
Marietto! Ciao! Ella! Ciao bello! Ciao! Eccoci Mario! I migliori! Ciao! 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 Ciao Mario! Ciao! 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 Ciao ciao! Eccoci qua, eccoci qua. Orazio il numero uno. Ciao Giorgio. Ciao, ciao, ciao. Claudia.
Aspetta, dai Eli. Dai. Dai Anto. Hai che sei arrivata, brava. Grazie Mario. Arrivano. Ma questo è nostro? Eh sì. Ecco, ecco. È lì che... Quando... Dai, vai, 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 Antonio, sì, preparalo. Fa passare questo, che non è prima. One of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Sarà la manara, aspetta, no, non è ancora. Vai Claudia! Brava Claudia! Hai tagliato? Sì, quella la ghiaia. Sarà, sì. Che bella torta, però è breve. Non basta, bene, ma non basta. Cambiamo i giocatori a dicembre. Per favore, ragazzi, andiamo alla fontanella. Ma Tiziana è crollato. Ma Mir dov'è? Ma dov'è Mir? Grande Antonello! Ha fatto un giro, mi sa. Dammi subito il cartellino, che se no... Ciao! Arriva la manara! Sì.
What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? No, dai, Dani! Vai Paolo! Arriverà, arriverà. Ah, no, no, quella che è andata qua. Era qua, era qua. Eccola lì. La tengo a lei. Sì, sì, sì. Vieni, mi tallonava. Ricordati. Grande. Grande Leo che mi ha tirata. Merito suo. 27,57. Grazie. Grazie a te. Donna Leo. E ci ho preso il brigante. Oh, lei non c'entra niente qui. La fotografa devo riprendere, giusto? Però io vedo che non si divertono. Mi hai ucciso. Brava Paola! E vai! Eccole! Guarda la mia preferita! Elena! Gioia! Gioia! Sulle mani, sulle mani! Cartellino, cartellino, ma che volata, ma che volata! Brava Dani! Che bella che è! Vai Marco! Questa è una bella attività, invece con non è più. Bravo! Vedi, vedi, vedi. Eccolo! Bravo! Tempo, tempo! Brava Mari! Brava Mari! Prenditi, prenditi! Farai quello che vuoi! Grazie! Grazie! Bravi! Siamo i primi, eh! Siamo i primi! Io sono ancora che ho rimandato, io sospendo, lei si è cancellata. Allora se io rientro pago meno, tu paghi di più. Saluti. Brava. Brava. Ciao. 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 Aspetta, aspetta, c'è qua le presidenti. Bravo.
e camminare. Camminare però. La sera. Sempre, sempre. Mamma, tu non hai corso. Però all'inizio eri in testa, l'ho vista la curva e ero perso. Ma destra, sinistra, che cazzo è successo lì? Fanno finta. Fanno finta di cuore. Dai che c'è la ripresa video, c'è la ripresa okay, video. Ok, ora sono arrivati tutti, dai. No, no. È la volata. Sono arrivati tutti, dai. Bravi! Ciao qua! Abbiamo fatto la volata. Tutto bene, ragazzi. Invece poi lei ha detto, ma no, dai. Sì, ormai. Ma guarda che sono piace. Anche me. Alla prossima. Alla prossima. Ha detto che l'ha fatta 3:40. Impergoli. Ha piegato Paglietti perché non lo vedo mai. Fai miglia, fai altre cose. Ho fatto il 30 km, il 16, poi il 23 a Venezia. No, è mendata, Leo. Da una mano con la via. Grazie a te che porti tanto entusiasmo e speriamo tanti soci. Dai, speriamo. Grazie a tutti. E forza Inter. Allora. Sempre. Complimenti. Sono molto contenta di essere qui. Brava! È tornata la grande! Sono stata in tanti anni, ma mi sa che è la prima medaglia. Brava! Scusa, non è over 60, no? Anche Rita bisogna dire che si è migliorata tantissimo. Grazie anche al coach Chiesto. No, nonostante Tiziano. Tiziano. Tutti i professori qua. Ma come giusto la birra sempre vicino c'è però questa cosa devo dire. Ma quando diciamo che siete meglio. Per me non funziona. Quando diciamo che la corsa logora un po', è vero. Bisogna essere un po' intelligenti come si chiama, come atleti. In primis, io ho corso per tanto tempo, cioè dal 2014 che corro. Il mio primo allenatore è stato Mario Marcatti. Sono entrata nel mondo stella. No, piangere. No, non faccio letto. Tiziano mi ha coinvolto nel miglio. Devo dire questo, e i miei grandi amici che sono lì in fondo, che mi hanno portato per tanto tempo, Roberto, Daniele, tutta questa mia, che ho corso per tanto tempo con loro e mi hanno aiutato in un periodo dove io veramente ero in crisi, perché ho cominciato a correre per un trauma e dopo questo trauma me ne è successo un altro, perché ho avuto un infarto mentre correvo, che mi sono stesa e devo ringraziare che stavo correndo perché mi hanno salvato, la corsa mi ha salvato perché c'era la tumulanza e li attaccavo. Ma in tutto questo contesto voglio far comprendere a tutti che è bello correre, è bello avere un gruppo, ma la cosa fondamentale è ricordiamoci che la corsa è quella che traumatizza di più il nostro fisico. Quindi impariamola a usare in modo con parsimonia, controllate. Io quando vedo Roberto che ha cambiato sport, ogni volta che lo vedo, e oggi per la prima volta da tanto tempo l'ho visto ricorrere. Bravo Roberto! È stato bravissimo! Bravo Roberto! Grazie a Willy che corre Roberto! Quindi, andiamo anche a nuotare! Andiamo anche a nuotare! Un premio a
poi ha un compagno, una moglie, i figli che devono comunque coesistere con quello che desideriamo. Giusto, ricordatelo sempre. Grazie a tutti! Ha sbagliato la medaglia. Prendile due, dai, va bene, dai, due. Quella da 70, quella da 70 ti ha messo. C'è una carifica, sei stata la più brava. Ci vuole, oggi proprio non è. Brava! Perché sì, io ho corso durante l'estate certamente, però le salite qui le ho patite tantissimo e questa medaglia mi può servire. A chi la dedichi questa medaglia? A te stessa? No, la dedico innanzitutto a mio marito. Brava! Brava! Grazie, brava Giorgia! Brava, brava Giorgia! Splendido, nella mia vita non l'ho mai trovato. Grazie, e noi ti auguriamo di continuare così. Ringraziamo ovviamente. Ma ci sarai sabato a fare sto miglio? Se sono a Milano sì, e non lo so ancora. Va bene. Sarai qua. Perché dovrei accompagnare mio suocero al lago, però non lo so. Va bene, dai, se ci sei, ti aspettiamo. Direttamente dagli altopiani, ecco a voi, dagli altopiani della Bolivia. Bravo Edi! Sono molto contento, grazie per la compagnia. Grande Edi! Adesso manca il dolce però. È la fame. Mangiatore! Bravo Edu! Allora, categoria over 50. Primo classificato Antonello Catillo, che però non c'è. Ritiri tu. Vieni. Così, se vuoi. Non ce l'aspettavamo, sai. No, nel senso che ti facciamo la foto. No, devo solo ritirare. E vabbè, così. Magari dici. E poi lo vediamo. Guarda lo vedo un po' come avete appena. Allora, qui abbiamo Roberto che è. Ritiro per Antonello. Nonostante tutte le sue problematiche, ha tenuto duro. Ha tenuto duro, ha partecipato attivamente a tutte le nostre manifestazioni, con fatica, stringendo i denti. Io chiaramente a Roberto farei un lungo applauso per la sua tenacia e per la sua abnegazione. Datemi la medaglia che la porto via. Dai che ti facciamo la foto, Roby, dai. Va bene, dai, faccio la foto con la medaglia di così. Indossa! Ok, grazie. Indossa. No, non è per me, l'ho vinta io. Non è per me. La ritiro soltanto. Grazie Roberto. Sei uno forte. Grazie Roberto, ti vogliamo sul podio. Allora, categoria over 60. Qui bisogna raccontare un retroscena che poi ci dirà Paolo che praticamente è il primo classificato che prima era Rodolfo Lullini, poi alla fine si è ritrovato inaspettatamente Paolo Nobili, perché da quello che ho capito Rodolfo non si è accorto di una freccia e quindi chiaramente è stato squalificato. E primo classificato over 60 Paolo Nobili. Qualcosa? Allora, voglio dire che mi sono allenato. Finalmente ho fatto un allenamento in montagna per 3 settimane e sono riuscito a esprimere il meglio di me proprio nella gara successiva. Sono contento. Bravo, capita tutti i giorni, dai. Voglio dire. Poi mi dispiace per Rodolfo, però il corso era segnato benissimo. Poi lui ha tagliato. Magari non
l'avevo lì, era lì vicino, ma probabilmente non l'avrei mai preso, però sì. Bravo Paolo! Bravo Paolo! Va bene, va bene, grazie Paolo! Allora, per la cronaca, over 70, l'unico passaggio di palco ad essere premiato è Giuseppe Fae, che è praticamente non è con noi. Però complimenti anche Giuseppe, perché anche lui grande tenacia, grande abnegazione, non si abbatte mai, peccato non averlo fra di noi nelle gare, diciamo, competitive, però purtroppo, come dicevo, l'usura fa parte della nostra categoria. Va bene, allora grazie a tutti e buona continuazione. Dolce, dolce. Guarda la telecamera. Che poi la guardate, ragazzi, possiamo fargli come fare la foto, ma ci sono il video. Vai, vai, vai. Vorrei fare la stampa. Vai, Paolo. No, non è che sto riprendendo, anche se sta in giro. Ma no, la dovete dirlo, perché se la corriamo, non puoi camminare in pista. Lui non può partecipare al video. Sì, perché non perché è... non ha la visita medica e poi non può fare la visita. Vai. Aspettiamo che si riempiono i bicchieri di tutti. Vai Seba! 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 Vai Seba!